situazione imbarazzante, dire poco. Siamo qui davanti allo stadio Mazza. Qua c'è una serata dedicata a un corso per allenatori. Abbiamo dovuto lasciare la sala stampa. Qui c'è, ci sono le insegne della SPAL. Abbiamo dovuto lasciare la, non si è potuto oggi andare a scrivere, a caricare video. Non si è potuto lavorare in sala stampa. Alle 18:15, alla fine dell'allenamento, ci hanno chiesto di uscire. È rimasta solo la Rai. Situazione comunque, no? Conteniamola. E quindi, ragion per cui sono stato a piedi qua sopra, qua su, a caricare i video, visto che sopra non si poteva stare, insomma. E a quel punto sono messo in macchina a lavorare. Ho caricato i video, ho caricato il telefonino e purtroppo la batteria è flebile. E adesso sono in mezzo alla strada, aspetto l'intervento di un amico collega con i cavi. Amico che tra l'altro mi racconta di essere un meccanico, non dico chi è, ma... E insomma, ma al di là di questa impasse, fa freddo adesso, indosso il giaccone, non ho neanche voglia di fermare le macchine per... Il suggerimento di questo amico collega è buono, quello di mettere un cartello per dire ma io volevo andare davanti alla sede a fare il video della sede, non sono mai stato al campo di Copparo, e al campo no, in via Copparo, non a Copparo, centro dedicato al grandissimo Gigi B. Fabbri. Poi forse andrò in albergo Occhio Bello, forse perché mi converrebbe andare domani alla presentazione a Milano, potrei andare già stanotte a Milano in macchina per la presentazione, anzi è meglio che io non la chiuda perché magari non si apre neanche più. E dicevo quindi di domani c'è la presentazione a Milano della finale di Coppa Italia, la serie di Serie A tra Juve e Milan, con il grandissimo Andrea Pirlo come testimonial. E allora noi intanto indossiamo anche il copricapo, la sciarpa, credo di averla lasciata colpevolmente a casa, sono incerto se fermarmi qui a Occhio Bello o se tornare a Reggio, se andare a Milano. Avrei voluto andare a Occhio Bello c'è la nazionale, qua abbiamo fatto un disastro, a Occhio Bello c'è la nazionale, il Belgio non si sa dove sia. Stasera c'è una bella manifestazione. Adesso ho ricevuto un messaggio da Andrea Mandorlini che non so cosa sia, a cosa si riferisca, ma... E quindi siamo qui davanti allo stadio Mazza, come già con il Napoli, come già dopo di fatto la partita con l'Under 21, perché insomma per una serie di situazioni. Sala stampa e... È curioso. Io ho una teoria particolare in materia di stampa. Come si chiama la sala? Stampa. Benissimo. Allora, diciamo così. No, ma poi non, meglio di no, perché non, tanto non, situazione non interessa a nessuno. Non. Tutto quello che facciamo non interessa a nessuno, se non a 3 milioni e mezzo di visualizzazioni, se non, insomma, vuol dire no. Non c'è problema, cerchiamo solo di non finire in galera, insomma, no? Di questo passo cerchiamo solo di non finire in galera. SPAL Polisportiva Ars et Labor, a Paolo Mazza, eccolo qua, facciamo vedere da fuori, vedete, beh, no perché, domenica ho voglia di andare a San Siro, o a Sassuolo Benevento, vediamo, insomma, non ci sono problemi. O ancora, ecco, potrei andare a Sassuolo Benevento, oppure ho chiesto l'accredito a Bologna-Verona. Vediamo, esaurito Modena Civitanova, anzi non andiamo tanto lontano, restiamo qua, perché se no, sì. Tanto non c'è neanche un banco, ma qua vicino, e niente, avevo tutte queste tappe, se no... Posso anche fermarmi, posso anche rinunciare ad andare da Pirlo,
posso andare invece, spero che mi accettino l'accredito per la finale. In realtà dovrei puntare sui grandi eventi, ma sui grandi eventi tipo Roma-Barcellona, vannizagnoli.it difficilmente passa, né voglio chiedere piaceri a testate, anche perché poi finisce che se faccio un video, non dico non autorizzato, ma non gradito, dopo apriti cielo. Grazie comunque, buonanotte voi altri. Dite no, noi stiamo fuori. Cioè, l'idea di mettere un piede dentro è qualcosa di incredibile, eh? Va bene, buonanotte voi.